Ciao cuori, in questo video creiamo la mia Animoji e faccio vedere come si fa a creare dei TikTok o musical, come volete chiamarli, con la vostra Animoji personalizzata. Quindi iniziamo subito. Prima però creiamo la Animoji, quindi iniziamo. Allora, questa nuova opzione la troviamo nei messaggi e infatti ci accoglie con un ciao, invia un messaggio con la tua Animoji preferita o crea una emoji personalizzata. Quindi creiamo subito, andiamo su continua, andiamo subito a creare la nostra Animoji. Carina, dai. Allora, carnagioni, sono veramente molto bianca, quindi che figata, non l'ho mai provata. Ce l'ho vista in molti video, in molti musical, ma non l'ho mai creata. E mettiamo boh così. Andiamo su taglio di capelli. Allora, io ho i capelli non cortissimi, ma comunque ce li ho corti. Quindi, allora, guarda che carina. Sì, in questo video farò molte facce strane, ma capitemi. I capelli li tengo sempre o così con la riga in mezzo e i capelli dietro l'orecchio, o se no metto come negli altri video tipo delle forcine qua per tenere sui capelli. Quindi adesso vediamo cioè dei capelli che mi assomigliano. Vi dico già che sono una persona molto indecisa, quindi ci metterò un secolo. Questo è carino, dai, mi piace, però non so. Questo mi piace. Ci sono anche le code, ma io con questi capelli corti non porto mai code, quindi andiamo avanti. Qua c'è per i maschi. Ci sa. E niente, allora, vabbè, scelgo quei capelli che sono con la riga in mezzo e sono molto carini. Eccola qua, anche se io ho i capelli un pochino più corti, ma questa secondo me è quella che mi assomiglia di più. Come capelli scelgo un castano ma chiaro perché i miei non sono scuri scuri scuri. Cos'è? Cos'è? Mesh. Ah! No, io non ho le mesh. Vabbè, mettiamole che è colore normale. Forma della testa. Allora, qua sarà difficile. Dio buono. Allora, non ce l'ho così grande io. Non è così quadrata. E non so perché, ma non so che forma della testa mettere. Allora, direi così. Sì, va bene così. Andiamo sugli occhi. Allora, quanti occhi hanno messo? Mannaggia a me. Mi sono appena guardata allo specchio e questi qua sono gli occhi che mi assomigliano di più, visto che io ho gli occhi un pochino chiusi, ma ho quella specie di forma tipo ad eyeliner, non so come spiegarlo. Comunque andiamo avanti. Sopracciglia, allora, le mie sono molto folte, come vedete, e belle scure, quindi vado a mettere le più scure. Quante ne hanno messe? Direi queste perché le mie sopracciglia hanno una forma un po' a gabbiano e questa sì, va bene così. Naso e labbra, allora io ho un naso molto a patata, quindi ma questo è troppo grosso, non mi piace, sembra di un cane, no? Dai, così dai, anche se ce l'ho più grosso, ma va bene così. E allora labbra, io ce le ho un po', cioè, carnose, ma non troppo. Direi così. Poi andiamo con le orecchie. Allora, le mie non sono giganti, quindi lascio queste qua, medie. Orecchini, boh, non li porto mai, però mi piacciono molto quelli a cerchio. Guarda quanto è bella. Barba, no, grazie. Andiamo avanti. Scusatemi ragazzi se guardo sempre giù, ma devo osservare la mia emoji che decidere cosa metterle, quindi mi dispiace molto se non mi guardo quasi mai, ma capitemi. Allora, occhiali, non porto occhiali anche se sono molto belli, però no. Copricapi, non porto nessun copricapo, quindi no, bitch. Però sono molto carini, ma non li porto, quindi no. E andiamo su fine, ragazze.
Ok, dopo aver creato la nostra animoji, andiamo su messaggi, mettiamo una chat di un nostro amico o parente, come volete, io metto di mia mamma, e clicchiamo sul simbolo della fotocamera. Poi andiamo su video, clicchiamo il simbolo con la stellina e vado su animoji. Ecco, possiamo vedere, ci appare già la nostra animoji personalizzata, se no ci sono anche le altre, la scimmietta, il robot, ma la mia è la più bella. Andiamo su X. Ok, adesso dobbiamo creare il nostro Musical.ly, quindi partiamo subito. E ricordatevi che è un video normalissimo, quindi la velocità sarà normale. Dovete ricordarvi la canzone e anche i gesti, quindi iniziamo. C'ho scena, ma scena, mi metto farfalle nello stomaco, dammi l'inserticida, voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita, voglio ridere come non avessi mai pianto, voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong, abbiamo fatto ed ero in... Ok, dopo aver finito il video, clicchiamo su fine e inviamolo al nostro amico o parente, come volete voi. Se, come nel mio caso, non si riesce ad inviare, a voi basta che lo tenete premuto, cliccate su salva e si salva in automatico nella galleria. Ok, poi nella galleria potete tagliare il video se è durato troppo, eccetera. Comunque deve durare 15 secondi, ricordatevelo. Poi andiamo su TikTok. Ragazzi, vi ricordo che mi chiamo Giorgia Puccillo, quindi seguitemi. E andiamo su più. Andiamo sulla galleria che è qua a destra e scegliamo il nostro Musical.ly che abbiamo fatto. Allora andiamo su avanti. Ok, adesso però il vostro Musical.ly non è ancora pronto perché manca il suono della canzone. Quindi andiamo sul cerchio che vedete in alto a destra. Poi digitiamo il titolo della nostra canzone. Io ho scelto Brivido, quindi vado a scrivere Brivido ed eccola qua. Due pequeño. Poi clicco su gira con questo suono. Ok, adesso potete mettere filtri, effetti, eccetera. Io vado a mettere un piccolo effetto all'inizio e vado su avanti, poi potete pubblicarlo o metterlo sulle bozze o anche pubblicarlo ma in privato. C'ho scena ma scena muta, farfalle nello stomaco, dammi l'insetticida, voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita, voglio ridere come non avessi mai pianto, voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong, l'abbiamo fatto ed ero in... Lasciatemi tanti mi piace come segno di incoraggiamento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao cuori!